lettura. Ci sono interventi per l'illustrazione del provvedimento. Il Presidente della Commissione Bilancio, Consigliere Terranova. Prego, Consigliere. Grazie Presidente. È già stato detto tutto, anche sull'emendamento, anche diciamo, lo spirito che ha portato in Commissione congiunta Bilancio e Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro la proposta di alcune modifiche al testo originale proprio per rendere maggiormente precise e evitare quindi o fraintendimenti o cattive interpretazioni in alcuni punti dell'articolato. Ha già lei illustrato i vari passi, per cui non mi dilungo ulteriormente sulle modifiche al testo, che ribadisco sono solo puntuali e per definire meglio ciò che l'articolato nei vari punti propone. Ricordo che in questo emendamento, dopo il comma 8, e parlo dell'articolo 4, avevamo inserito il comma 9, che poi è stato subemendato, come poc'anzi descritto dal collega Sturni. Riteniamo che con questo emendamento, che ricordo un emendamento votato a maggioranza nella Commissione congiunta, riteniamo questo testo sicuramente più congruo e più vicino a una corretta interpretazione della volontà legata all'istituzione del Forum per l'innovazione. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Ci sono altri